Allora, l'altra sera in TV ho visto il mio amico Farinetti che diceva che allora nelle località, nelle città diciamo importanti, Roma, Milano, Firenze, Berlino, Amsterdam, l'idea era quella di mettere la gente un po' dappertutto, sui marciapiedi, cioè di preparare tavoli, cioè di chiaramente di far capire alla clientela che si può andare a venire a mangiare una pizza avendo dei spazi, sì, dei 2 metri in pratica, tutto qua. Allora io, avendo un vigneto qui vicino al locale, ho preso l'occasione al volo, ho detto, boh, ho sentito Farinetti, gli ho dato così l'idea, mi fa, guarda, prepara tutti i tavoli che non c'è problema, l'importante è che metti 2 metri di distanza e vedrai che la cosa diventa simpatica, oltretutto, aspettando la bella stagione, si può mangiare senza nessun problema una buona pizza e sì, stare all'aperto. Allora, è chiaro che in questo momento sì, la capienza dei locali si ridimensionerà, quindi bisogna cercare di inventarsi tutte le 1000 possibilità per portare la gente ad uscire, anche perché vengono da un momento, da un periodo di 70 giorni a casa e credo che hanno solo il piacere di poter andare fuori, mangiarsi qualcosa, stare in compagnia, però chiaramente sempre con mascherina, guanti e distanziati l'uno dall'altro. Quindi rispettiamo le regole e portiamoli ad uscire. Aspetto la bella stagione intanto, che abbiamo la fortuna di avere la bella stagione. E niente, che la gente esca con piacere, che venga senza timori, senza paure, che noi siamo attrezzati per fare un bel servizio, per dargli un buon prodotto e li facciamo stare volentieri o in mezzo al vigneto o fuori in terrazza, chiaramente sempre distanziati di 2 metri da un tavolo a un tavolo, sì, senza nessun problema. L'obiettivo è chiaro, è quello di far portare fuori la gente che ormai credo che siano stanchi di stare a casa e col piacere di venirsi a mangiare una pizza o un spaghettino con le veraci. E con l'occasione ho il piacere di invitare il nostro presidente della regione Veneto, che lui è vicino al Prosecco, ai vigneti e a questa zona per una buona pizza qui al Saporoso.